Salve e bentrovati per un nuovo episodio di Blue Archive Story. Andiamo. Episodio 5. Pianificare le operazioni, parte 3. Tutti i team ai Sanctum sono ora pronti. Ora faremo un recap dell'operazione Nisir Summit. Prima, le unità poste ad assaltare questi Sanctum si avvicineranno ad ogni guardiano fino a che saranno in range di attacco diretto. In altre parole, bisogna appropriarsi di 6 percorsi di attacco, uno per ogni Sanctum. Faremo delle brevi schermaglie per rompere le difese nemiche. Non esagerate con l'ingaggio d'attacco. Sì! Poi ogni difesa dei distretti dovrà difendere appunto il distretto fino a che il Sanctum è catturato. Appena l'assalto inizia, questi Sanctum chiameranno i nemici che inizieranno ad attaccare dappertutto a Akibatos. Le unità di difesa di Gehenna, Millennium, Hakyako, Randwinter, Xianjiang, Trinity e della DU devono prepararsi per subire attacchi da ogni direzione. Se la difesa di ogni distretto è di successo e le zone di attacco nei Sanctum sono assicurate, allora partirà un contro alla rovescia per un attacco finale contro i guardiani. Quando vi faremo un fischio, tutti i team attaccheranno i guardiani allo stesso tempo. Il timing è la parte più importante. Avete capito? Una volta che avete ripulito tutti i 5 Sanctum, attaccheremo il sesto, il più potente. Tutti quanti insieme. Ecco come faremo a distruggere i 6 falsi Sanctum qui a Kivotos. Questa operazione sarà quindi considerata un successo. Da adesso avremo bisogno di Shale per fare un'azione attiva. Sensei, devi prendere il controllo di tutte le operazioni difensive ed offensive tramite ogni operatore. Sarà un bel carico di lavoro, ma nulla di impossibile per qualcuno come te. Quindi vai, Sensei. Hai delle domande, Sensei? No. Grazie per il duro lavoro, Rin, Momoka e Ayumu. Questo è solo l'inizio. Ora, tutti quanti a Shale. Siete pronti? Siamo pronti! E in questo caso, iniziamo l'operazione! Nisir Summit! Episodio 6, il primo Sanctum, nel deserto di Abydus. L'operazione è iniziata! La seconda unità attirerà i bersagli nella railway del deserto e ci uniremo a voi al punto di raccolta per assicurarci una strada che porterà al guardiano. E non scordate, state attenti al laser di Baina, per favore! Sì, ricevuto! Ah, facciamolo.
Prenderemo a calci qualche culo. È il nostro segnale. Voi siete pronti? Sempre pronti. Ricevuto. Iniziamo, Kayako. Ok, prenderà il controllo della railway. Laggiù! Oh, un attacco? Ah, sono venuti a darci la caccia? Sono furbi! Pensate veramente di poterci fermare con qualcosa del genere? Vi farò vedere quanto vi sbagliate. Molto bene, andiamo. Veterane fuori legge. Episodio 7. Operazione del distretto di difesa di Xianjiang. Mostri! L'attacco è iniziato! È mio dovere come istruttrice del Plum Blossom Garden di proteggere questo distretto. Cocona, inizia le evacuazioni. Sì! Ci sono già al lavoro, Sis, sorella. Ah, troppo gasante. Da questa parte. Che casino. Ah, Presidentessa Kisaki. Un vero leader. Non sta nelle retrovie in una situazione del genere. Alcune zone sono mal protette. Quindi ho mandato degli ufficiali esecutivi a occuparsi di esse. Presidentessa. Qui è proprio come dicono. Tieni i tuoi amici vicini e i tuoi nemici ancora più vicini a te. Perché lo sta dicendo così all'improvviso, presidentessa? No, non ha senso. L'ha probabilmente sentito in un film. Zitte, imbecilli. La Godmother è un capolavoro. Dovete guardarlo. In ogni caso, andiamo. E questo è un ordine. Operazione di difesa del distretto, Red Winter, episodio 8. È il nostro turno adesso. Fate il vostro dovere, tutte quante. Eccellente. Carica. Caricate. Compagne, lavoriamo per i diritti dei lavoratori. Marciare. Per i budini. Presidentessa Cerino se n'è andata dicendo che doveva fare qualcosa. Sono preoccupata per lei. Forse è andata per prima cosa al riparo, al rifugio?
c'è un rifugio qua. Nel precedente istituto abbandonato. Ah? Ma queste sono solo delle rovine. E che mi dici delle terme di cui ho sentito parlare? Ecco, le terme sono state chiuse per colpa di alcune circostanze. Ah? Veramente? Ma volevo davvero fare un tuffetto. Oh, Migi, chi lo sa? Forse ci verranno un sacco di belle idee per la scrittura e il disegno quando saremo chiuse in un posto del genere. Ci possiamo silenziosamente sedere qua preparando il bollettino per il prossimo Komi-sen. Infatti, è come essere chiusi dentro una stanza e forzati a finire il lavoro prima della scadenza. Nodoka, hai visto la presidentessa Cherry, no? No, non è passata di qui. Mi lamenterò riguardo il trattamento delle Spec Ops, le truppe speciali, la prossima volta che la vedo. Ah sì? Ma dove potrebbe essere andata? Episodio 9. Il secondo distretto, le rovine di Millennium. Stiamo entrando nel secondo Sanctum per assaltarlo. Le unità di difesa sono pronte? Pronte. Io supporterò le spalle di Tsurugi, anche se penso che se la caverà benissimo da sola. Ma certo, sono pronta. Bene, e l'unità di infiltrazione dall'alto? Ha raggiunto il suo obiettivo? Sì, siamo appena entrate dalla ventola. Ci stiamo facendo strada verso l'area centrale della fabbrica di munizioni. Ah ah ah! È stato un po' da quando abbiamo usato i paracadute. Non è stato divertente? Non c'è tempo da perdere. Andiamo! Ok. L'unità d'assalto aereo attaccherà il centro della fabbrica di munizioni, mentre l'unità di difesa blocca l'avanzamento delle truppe. Una volta che le difese del nemico saranno annullate, l'unità di difesa entrerà nell'edificio. Iniziamo l'operazione. Ci incontreremo ancora di fronte a Chesed. Episodio 10. Operazione del distretto di Akiako. Bene, bene. È il momento di ricoprire il nostro ruolo assegnato. Per favore, iniziate l'operazione di difesa del distretto di Akiako. Yeah! Andiamo! Andiamo! La strada per diventare una vera vigilante inizia adesso. Siamo in marcia anche noi. Carica! Carica!
I rifugi sono completamente preparati e riempiti di provviste che sono state recuperate dal Dipartimento delle Operazioni del Festival. Buona fortuna! Sì, capo! Questo è proprio come un festival! Episodio 11. Operazione difesa del distretto di Gehenna. È il nostro turno adesso. Si sono preparati tutti? Aspettiamo il tuo comando, manager delle operazioni. Ako, ma la presidentessa non combatte con noi? La presidentessa Ina si è unita all'assalto al team d'assalto come rappresentante del team prefetti. Una rappresentante del team? Ma siamo tutte qua. Ascolta, facciamo affidamento sulla presidentessa un po' troppo. Ecco perché tutti quanti dicono che il team prefetti sarebbe nulla senza di lei. Cosa? Mi stavo soltanto chiedendo dove è andata. La presidentessa non vuole che la disturbiamo. Le proveremo che siamo più che capaci di farcela senza di lei. Hai capito, Iori? La gente pensa così soltanto perché la presidentessa è super mega potente. Non perché siamo deboli noi. Cosa sta facendo Makoto della Pandemonium Society in una situazione del genere? State lavorando duro, team prefetti. Sei Satsuki della Pandemonium Society? Voi bastarde. Dai, ora calmiamoci. Combattere qui causerà soltanto più problemi in una situazione del genere, no? Perché ci avete messo così tanto? E dov'è Makoto? Makoto ha una cosa molto importante da fare. Non vi preoccupate di lei. E ora che cosa ha in mente? Cosa state sabotando? È così che ci vedi? Dai, usiamo il cervello. Cosa pensi che sia la cosa più importante per la Pandemonium Society? Una vita senza far nulla? Sono i voti! Stiamo lavorando duro per tenere Gehenna al sicuro. E le sue studentesse, ovviamente. È ridicolo. È vero, amministratrice. Presidentessa Sena. Satsuki e la Pandemonium Society hanno portato le studentesse nei ripari. Siamo riusciti ad evacuare velocemente grazie al loro lavoro. Ma i loro metodi erano un po'... Kirara, mi hai visto prima? Sì! La moneta che saltellava nel filo da cucito? È la prima volta che la vedevo di persona. È così che funziona l'ipnosi, vero? Penso di sì. E la cosa più divertente è che non ha affatto funzionato. In ogni caso, le ho seguite perché era divertente. Ipnosi?
Un'altra strana parola occulta. Non è occulta. Il mio NK Progetto Ultra è pura scienza. Suppongo che ancora non capisci. Ma lo farai un giorno. Quando sarà completo, tutti quelli che mi hanno sfottuto se ne pentiranno. Non abbiamo tempo per queste insensataggini. Quindi, perché la Pandemonium Society è qua? Cercate la lotta? Ah, impossibile. Siamo solo passate qua per fare il tifo per voi. Eh? Ti senti più forte ora? Li sentite più forti? Tutte voi sentite un forte desiderio di essere leali alla Pandemonium Society? E appena schioccherò le dita... Suppongo non abbia funzionato. La battaglia per la difesa di Gehenna è iniziata. Episodio 12. Il terzo Sanctum. Il parco giochi abbandonato. E ora, preparatevi. Sì, ci incontreremo ancora al boss finale. Sì, per favore, fai attenzione, Aris. Saranno bene quelle due? Sì, non penso avranno mai problemi. Allora... Avanguardia! Partite! Ma che cos'è quello? È qua! L'avanguardia che abbiamo da poco reclutato come alleata. Vi presento la versione MK3 dell'Avantgarde. Per vostra informazione, la versione 1 era quella della presidentessa, quella originale. La versione 2 era quella modificata da Veritas. E questa, la 3, è esclusiva di Yuzu. C'è una opzione speciale in questa versione 3 dell'Avantgarde. Può essere controllata con un controller creato specificatamente per Yuzu, dove lo può comandare frame per frame. Sì, è perfetto per la Uzu Queen. Questo è un po' troppo per me. Kotori, basta con le spiegazioni. Puoi interpretare i risultati dei dati qua? Oh, un'altra persona che ha bisogno di spiegazioni. Devo andare. Buona fortuna, Uzu Queen. E allora iniziamo questa missione. Ok. Assalto al terzo Sanctum.
Inizia ora. Premete start. Episodio 13. Operazione del distretto di Trinity, parte 1. Qui, da questa parte. A tutti i cittadini che stanno evacuando, seguiteci. Ci prenderemo cura dell'evacuazione di Trinity. Mashiro, supporta la retroguardia. Ricevuto. Asumi. Sentitevi liberi di entrare qua dentro. In questa libreria siamo sull'edificio più antico di Trinity. Quindi state tranquilli che è molto resistente. Oh, la mia libreria. Il mio nascondio segreto. Presidentessa, la stiamo usando per una buona causa. Dovresti almeno sembrare felice. Ah. Oh. I nemici stanno arrivando anche qua? Sembrate in difficoltà. Aiuteremo noi. Ehi! La granata rombante di Trinity e la superstar della vigilante crew sono arrivate. La vigilante crew. Reza, per favore, non mi chiamare in quel modo. Oh, ci sono attacchi ovunque. Siamo in un momento di crisi. Però... li ho evitati in un battito di ciglia. Hai visto Suzumi? Hai visto quanto mi sono mossa velocemente? Difenderemo quel lato là. Andiamo, Reza. Sì, Suzumi. Mi farai vedere a me e a tutti quanti il vero potenziale della granata flash in corsa? Eh? Aspetta, Suzumi, aspettami! Tutto bene, Katusa? Sono felice di vedere che sembra stia bene. Stiamo evacuando? Cosa stiamo facendo qua? Oh, Yoshimi, noi siamo il club dei dolcetti. Non dovremmo dare una mano qua? Ma che cosa sta dicendo? Che cosa c'entra con i dessert? Ma sembra che la Justice Task Force sia nei guai. Quindi forse non gli dispiacerebbe ricevere un po' di supporto. Questo è vero. Dovremmo darci un'occhiata. Sì. Oh, cielo. Suppongo che non abbiamo scelta. Oh, le mimesi del consiglio di Santa Giustina sono state catturate. Cosa? Le difese sono deboli in quell'area. Rendiamoci utili, che ne dite? Sparate un'ondata, forza. Quella è un'artiglieria L118? Sì, esatto, Asumi. È da un po' che non sentivi quel nome, eh? Nagisa, Seiya.
Non ho mai visto una ghisa lontano da un tavolo da te, prima d'ora. Grazie per aver aggiunto al nostro arsenale l'artiglieria del Tea Party. Non menzionarlo, Asumi. È il minimo che il Tea Party possa fare. Bene, Seiya. E adesso? Dove dobbiamo andare? Il prossimo posto è a nord-est. Le coordinate sono... Il tuo potere è scomparso. Ma sembra che le tue altre abilità siano diventate più potenti. Non so se chiamarle abilità. È difficile a spiegare. Ma sono diventata più sensibile. Diciamo soltanto che i tuoi sensi si sono sviluppati. Maika, com'è la situazione dalla tua parte? Ah, nulla che io non possa gestire da sola. Concentriamoci sulle difese là, ok? Se lo dici tu, ma non ti spingere troppo oltre. In questo caso aiuteremo con le difese qua. Asumi, fai strada. Ok, e allora facciamolo. Episodio 14. Operazione di difesa del distretto di Trinity, parte 2. Penso che abbiamo fatto tutto qua. Un momento. Pare che ci sia un problema. Seiya? Temo che ci siano dei cittadini che non hanno ancora evacuato. Vicino alle rovine. Mashiro, puoi controllare le rovine vicino a te? C'è qualcosa che non torna? Sì, sto controllando se c'è qualche problema in questo momento. Ci sono sia cittadini che studenti sotto fuoco nemico nelle rovine della cattedrale. Pare che non hanno potuto evacuare. Eh? Cosa? Un momento. Vedo qualcuno al fronte che li sta difendendo. Presto, Asumi ha già scritto sforzo, verranno per me, ancora un po', ce la posso fare. Koharu sta difendendo tutti da sola? Ma com'è successo? Koharu è intrappolata, dove? Ho mandato Koharu in una missione di evacuazione specificatamente per difenderla. Com'è possibile? È successo tutto ciò? Ah, non importa. Devo andare da lei subito. Sono già per strada, ma Asumi, il numero di truppe è immenso. Hanno mandato rinforzi alle rovine della cattedrale. Immediatamente. Oh no! Stammi lontana!
Ciao, scusatemi. Il muro? Questa è Maika, la traditrice? Che cosa ci fa la strega qua? Ehi, ho sentito che Koharu era nei guai, quindi sono corsa qua. Oh, quindi sei il pezzo grosso del Tea Party che è venuto... Stai bene, Koharu? Sei ferita? Oh no, lo sei? Va tutto bene, è solo un piccolo graffio. Capisco. Quindi siete state voi? Capisco, capisco. Che cosa avete fatto, voi mostri schifosi? Cosa avete fatto alla mia preziosa amica? Koharu! Koharu! Stai bene? Azumi! Mashiro! Andrà tutto bene, staremo bene! La Justice Task Force è qua! Meno male che siete venuti! La strega! Maika! Ciao Azumi! Koharu sta bene? È un po' ferita? Per favore! Prenditi cura di lei. Cos'è quella faccia? Non ho fatto nulla di male. Almeno questa volta. Ha ragione, Azumi. Lei, Maika, mi ha salvato. Andiamo, Koharu. Ok. Ciao, ciao, Koharu. Grazie per aver aiutato Koharu, Maika. Cosa? Non mi aspettavo veramente di sentire dei ringraziamenti da te. Tutti quanti meritano di essere riconosciuti quando hanno fatto un duro lavoro giusto. Sì, immagino di sì. C'è molto che devo fare, quindi devo andare. Ci vediamo in giro, Azumi. Grazie di aver seguito anche questo episodio e ci becchiamo al prossimo.